Soldato Consiglio sotto pesante attacco. Serve... Si eclissi e l'oscurità cancelli il mondo che conosciamo. Che le ombre si dissolvano e la luce splenda su un mondo di nostra concezione.
creare il mondo. Oggi prendiamo il controllo del nostro destino. La mia vita. Non puoi affrontare un dio. Finora ti ho risparmiato. Ora basta. Non puoi affrontare un dio! Finora ti ho risparmiato. Ora basta. Let's go.
Proteggi Paititi. Ti prego. Ti prego, Lara. Lo farò. Possiamo ricreare il mondo senza difetti né dolore. Se avessi quel potere, tu cosa faresti? Ecco la mia piccina, che non si aspetta di certo. L'attacco di un giaguaro! Dove potremmo andare per la nostra prossima avventura? Ho sentito, per esempio, che l'Antartide è una meta perfetta. Papà! Ah, meglio di no, allora magari le saline dello Utah. Ma no, Richard. So dove possiamo andare. Davvero? Alle Hawaii! Sì, sì, potrebbe essere carino. Addio, mamma. Addio, papà. No, sei tu il mio assistente, non lo sai? Oh, giusto, hai ragione. Mi scuso, signorina, mi ero... Credo che si possa organizzare e compreremo un taccuino nuovo per i tuoi disegni. All'arrivo di una catastrofe, il dio Kukulkan va sacrificato per dare energia al sole e poter salvare il mondo. Sacrificare un dio? Il sacrificio è uno dei miei compiti. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà. E mi farà mantenere la promessa. Mi piace questo mondo. Non è perfetto. Ma tutto ciò che amo oggi ne fa parte. Dopo oggi, l'eclissi non sarà più il nostro simbolo. Terremo il sole, ma tu toglierai l'ombra. Proteggi Paititi. Ti prego. Ti prego, Lara.
onorato. Mia madre, guerriera, ribelle, regina, sarà venerata per molte generazioni. Mi manca. Ora seguiremo il suo spirito per riunire Paititi. Allora torna qua che è acuto, Mari. Ah, davvero? Ti manca la giungla? Parti in cerca degli alberi di pesce? Abby e io faremo un giro sulla costa. Sono contenta. E tu invece? Io credo che rimarrò qui ancora un po'. A recuperare qualche altro reperto? Sul serio, che farai? Non lo so. Mi farò guidare da Ezli. Mi dirà lui come aiutarlo a risollevare Paititi. Wow. Basta con le tombe. Voglio stare un po' tra i vivi. Come vuoi. Ma tu non dovresti andare a fare i bagagli? No, mi avrai tra i piedi fino a domani. Resta tutto il tempo che desideri, Lara. Abbi cura di te, Jonah. Quando Paititi splenderà, forse potrò raggiungerti e scoprire altro del mondo esterno. Quando vuoi, devi solo dirlo. Anche tu, Ucio. Se ne avrà voglia. Oh, Jonah, Lara dice che sei fidanzato. Verremo al matrimonio. Aspetta, aspetta. Ezli, ti va a dimostrarmi i progetti del nuovo tempio? Sì, sarà magnifico. Che tu questo era un insegnante.
Thank you.
Mi ero sbagliata su tutto. Credevo che assumere il controllo della mia vita significasse partire e fare qualcosa di straordinario. Credevo di dover sistemare tutto io. Ma i misteri del mondo vanno onorati più che risolti. E io non sono altro che una dei loro molti protettori. Non so cosa abbia in serbo il futuro, Jonah, ma sono ansiosa di affrontare qualsiasi avventura si staglia all'orizzonte. Magari senza prendermi troppo sul serio. Te, Miss Croft. Grazie, Winston. Ma per ora è bello essere di nuovo a casa.